abbiamo avuto un incontro fortuito con Guido Chiaretti, che opera all'interno di ST, è uno dei manager di ST, e abbiamo scoperto che ha anche questa importante attività nella Sesta Opera San Fedele. Per cui insieme ci è sorta questa idea di trasportare il nostro progetto Digital Unify all'interno della struttura di Bollate. Questo laboratorio di informatica prevedeva la possibilità di mettere in formazione circa 20 detenuti più o meno, dovevano essere 15-20 detenuti, per acquisire delle conoscenze di informatica di base. Il corso di formazione è stato realizzato con l'aiuto di 13 volontari dell'AST. Sono venuti in questo istituto ogni sabato per qualche mese, nel periodo estivo tra l'altro, che è il periodo in cui insomma, gli operatori, non ci sono molti operatori che frequentano il carcere. Perché l'estate è il periodo più terribile in carcere, dove non c'è attività alcuna, i volontari non ci sono perché sono in ferie giustamente. Il progetto è andato molto bene, i detenuti sono stati molto entusiasti, anche perché è stato realizzato in un reparto nuovo ed era il primo progetto, non di questo tipo, ma il primo progetto in assoluto, il primo corso di formazione in assoluto che si organizzava in quel reparto. Io avevo proposto questa cosa all'ST e la risposta iniziale era stata molto titubante, perché esistono tantissimi preconcetti riguardo a queste persone. È un reparto dove ci sono detenuti che sono cosiddetti protetti, perché hanno commesso dei reati particolari, in genere reati contro la libertà sessuale, e si tratta di detenuti che appunto per il reato che hanno commesso sono particolarmente invisi alla popolazione detenuta, per cui devono essere come dire, tutelati e quindi protetti nel regime carcerario. La riflessione costante che è venuta fuori da diversi tutor e da diversi insegnanti è stata: ma sono come noi? E questo è un abbattimento di barriera che avviene solamente se tu incontri le persone, al di là di quello che tu pensi a priori. Il risultato è stato raggiunto assolutamente, sia appunto per il fatto che ci sono molti detenuti che per la prima volta si sono approcciati al computer, e sia perché in questo modo ci sono state delle persone che sono venute fuori e che magari che adesso possono organizzare dei corsi o comunque possono partecipare a dare una mano ai loro compagni. Un'iniziativa che ha dato dei risultati significativi, come ha espresso anche la direttrice prima, e che vorremmo a questo punto portare avanti. Intanto è stato realizzato e allestito questo laboratorio di informatica, per cui sono stati donati al carcere 10 computer portatili che resteranno in dotazione al carcere, e quindi da lì, insomma, con questo laboratorio informatico si potranno attivare degli ulteriori corsi. Una delle idee di cui abbiamo sentito proprio l'interesse anche direttamente da loro è quella del train the trainers, cioè il discorso di formare formatori in modo che l'evento non risulti estemporaneo, ma che abbia una continuità. Fare una cosa a cascata, diciamo così, no? Di fare in modo che questi detenuti potessero in qualche modo organizzare dei corsi di formazione sempre destinati agli altri compagni, e poi spero che l'azienda, la ditta ST, comunque abbia in cantiere delle altre cose per noi, nel senso che se l'esperienza è andata bene, se loro si sono trovati bene, io spero davvero che si possa magari organizzare qualcos'altro.